Ciao a tutte e tutti, benvenuti in questo Bookshelf Tour. Piccola premessa, per chi già mi conosce sa che mi trovo qui a Padova a studiare all'Università Psicologia, quindi la mia libreria, come potete immaginare, è un pochino più piccola rispetto poi ai libri che ho anche a casa. Seconda premessa, troverete per la maggior parte libri a tema psicologico, ma in realtà io ricerco sempre dei libri che mi possano dare degli spunti di riflessione, che mi possano aiutare un pochettino a sbrogliare le faccende di vita quotidiana, un po' magari a risolvere interiormente i nostri problemi, quindi magari potrebbero anche tornarvi utili. Andiamo a scoprire insieme i contenuti della mia libreria. Eccoci pronti a incominciare. Primo libro mi è stato consigliato dal mio ragazzo che gliene avevano parlato a lezione, Il cervello del paziente di Fabrizio Benedetti. Premessa, non l'ho ancora letto, e parla di neuroscienze nella relazione medico-paziente e assolutamente gli hanno detto che qualunque psicologo, ma in realtà anche questa recensione di Troisi dietro ci dice: quando ho finito di leggere questo libro il mio primo pensiero è stato che qualunque medico che abbia veramente a cuore il suo paziente e il suo lavoro dovrebbe leggerlo. E quindi, insomma, non è proprio leggerissimo, si parla sicuramente di neuroscienze, però quindi ancora mi fermo in attesa che abbia il tempo di leggermelo con le dovuta attenzione. Per esempio mi è ispirato molto questo capitolo sull'incontro col terapeuta, uno sguardo ai meccanismi di fiducia, speranza, empatia e compassione, perché spesso ci si dimentica di essere empatici col paziente. Quindi questo è sicuramente un gioiellino della mia libreria e non vedo l'ora di leggerlo per poi sapervi dire di più. Dopodiché passiamo a questo libro che in realtà ho trovato a un mercatino dell'usato. Io ho pagato veramente una sciocchezza, ma siccome mi piace e mi sta a cuore un po' il discorso del supporto alla genitorialità, ho pensato che potesse essere carino. Si chiama Stiamo calmi, gestire la rabbia dei bambini senza farsene contagiare, di Marina Zanotta. Anche questo, come vedrete, la maggior parte non li ho ancora letti, perché man mano, avendo una libreria piuttosto ridotta e contenuta qui a Padova, man mano che leggo porto a casa mia e porto qua contenuti nuovi, e come potete immaginare anche il tempo per leggere è sempre poco, e quindi insomma si fa quel che si può, quindi magari la maggior parte non li ho neanche letti, ma ne ho sentito parlare molto bene, oppure appunto mi sono un po' lasciata ispirare da quello che ho visto e non lo so, mi ispira molto. La prima guida completa per genitori che non vogliono soccombere. Questo libro è una proposta di viaggio per capire che con la rabbia si può fare pace e si può tornare a considerarla un'amica di famiglia. Direi molto carino. Quindi questo, come vi dicevo, magari ci sono sì dei libri a tema psicologico, ma che possono aiutarci nelle questioni di vita quotidiana, quindi questo appunto per in generale magari educatori, genitori e chi voglia insomma saper gestire, avere a che fare con i bambini che possono di conseguenza arrabbiarsi. Questo è stato un regalo del mio ragazzo, La cura delle infanzie infelici. Dopo un esame me l'ha regalato e ovviamente è un libro questo esclusivamente psicologico, uno sguardo dietro la facciata della psicopatologia infantile, anche molto tosto sicuramente, storie di bambini reali, di bambini imprigionati con il loro dolore e la loro confusione nel corpo e nell'anima dei pazienti con gravi disturbi di personalità. Ogni capitolo, se non sbaglio, tratta proprio anche una patologia. In realtà è viso anche molto carino, per esempio il sogno ricorrente di Alina, e da lì penso che ci parli un po' di quello che emerge dai racconti, il ragazzo che ha ucciso suo padre, insomma l'infanzia ritrovata di Omar già mi ispira molto, e questo è sicuramente un altro gioiellino che però banalmente potrei anche leggermi a pezzi, diciamo, però ecco, sicuramente un po' impegnativo. Adesso arriviamo a Le paure segrete dei bambini. Questo libro mi è stato regalato
da mio fratello, in realtà da parte di mia nipote, come capire e aiutare bambini ansiosi e agitati. Non vedo l'ora di leggerlo perché, appunto, come vi dicevo prima, lo trovo uno strumento molto valido per poter offrire degli strumenti a mia volta insomma, ai genitori, ma secondo me in generale a chiunque abbia a che fare con i bambini. Quindi questo sono molto curiosa, fatemi sapere nei commenti se lo conoscete. Arriviamo a altri due libretti che ho preso a pochissimo. Paolo Crepé, Baciami senza rete. C'è stato un corso in particolare che mi ha appassionato appunto adolescenti, di Kikomori, di tutto quello che è il ritiro un po' sociale dell'adolescente di oggi. Ho letto un libro molto carino di Matteo Lancini e di conseguenza, non lo so, mi ispirava ovviamente l'autore di cui ho letto poco. Quindi l'ho trovato anche questo nel catino dell'usato, 3 libri a 5 euro, quindi non potevo non prenderlo. Invece, per rimanere in tema di quello che vorrei approfondire in futuro nei miei studi, le sfide della genitorialità. Questo è a cura di alcuni psicologi, psicoterapeuti, ricercatrici e anche ricercatori dell'Università di Padova. L'ho trovato a 1 euro, se non sbaglio, a un'altra bancarella, quindi non potevo non prenderlo. Però sono tutti acquisti recenti che non ho ancora letto, ma molto incuriosita. E è la sfida della vita che merita di essere raccolta in ogni momento, in ogni situazione, come il compito più alto che degli esseri umani possono affrontare affinché altri esseri umani si aprano alla vita, maturino, entrino da protagonisti nella storia degli uomini. Non lo so, mi ispirava molto e non potevo non prenderlo. Ora, facciamo un piccolo passaggio a qualcosa invece che è meno psicologico magari. E abbiamo... scherzavo. Allora, abbiamo questo che l'ho cercato un sacco, i no che aiutano a crescere. Me ne hanno parlato tantissimo a lezione, questo l'ho trovato a pochissimo in un libraccio. L'avevo regalato a mio fratello per Natale, insomma, alla sua famiglia. E io poi l'ho ritrovato a pochissimo e ovviamente acquisto. L'ho iniziato, molto carino, perché ho ritrovato tantissimi temi che ho studiato. Sono veramente all'inizio, quindi non so dirvi molto di più. Molto bello il passaggio della consolabilità del bambino, quindi come appunto il caregiver, in generale la mamma, debba essere, lasciare anche un po' il bambino nel suo pianto, di modo che in qualche modo il bambino anche prenda consapevolezza del fatto che è un'entità staccata dalla mamma, e questa cosa la imparano ovviamente col tempo, e deve riuscire anche in qualche modo a iniziare ad autoconsolarsi. Quindi se la mamma dà subito una risposta, si reca subito dal bambino appena piange, insomma, non è molto consigliato. Allo stesso tempo io penso però che, insomma, una mamma abbia un po' un sesto senso, in qualche modo riesce a capire i bisogni del proprio figlio. Però, insomma, questo libro, altro gioiellino che non vedo l'ora di finire. Passiamo un attimo a un libro che mi sta particolarmente a cuore, che in realtà ho abbastanza snobbato, l'avevo preso circa un annetto fa, se non sbaglio, Donne che pensano troppo. Della stessa autrice abbiamo Donne che corrono coi lupi e Donne che amano troppo. Donne che corrono coi lupi l'ho sentito tantissimo, e insomma io volevo prenderlo perché mi sentivo che un po' rappresentasse me e il mio modo di essere, e come vi dicevo appunto all'inizio, come premessa, i libri, insomma, che un po' ricerco anche di psicologia, in realtà mi servono un po' per anche capirmi, conoscermi, e penso che possano anche aiutare soprattutto le donne, perché anche proprio oggi a lezione abbiamo parlato di del discorso del rimuginare e di insomma della ruminazione, che è
tipica delle donne e come questo infatti poi può portare a una maggiore possibilità che le donne arrivino alla depressione. Questo spiega un po' i dati per cui appunto le donne sono più soggette alla depressione, quindi questo ve lo devo raccontare assolutamente. E lo trovo anche molto molto carino, molto scorrevole. L'avevo un po' accantonato perché all'inizio non mi piaceva molto come era strutturato, perché fa tutta una premessa iniziale di come appunto ci comportiamo in certe situazioni, come appunto la ruminazione è parte della nostra quotidianità, e poi inizia a spiegarti come liberarsene, come porsi su un, diciamo, su un piedistallo, di modo da comunque osservare la situazione in maniera un pochino più oggettiva e non farsi travolgere completamente dal pensiero che va a mille. E quindi l'avevo un po' accantonato per come era strutturato, poi in realtà una volta che parti a leggere è molto scorrevole, quindi l'ho rivalutato. Poi abbiamo questo che ho appena incominciato, Un giorno questo dolore ti sarà utile, di Cameron, consigliato dal mio ragazzo, molto bello. Sono circa un terzo del libro, molto scorrevole, carino, e vediamo un po' come evolve perché so che l'inizio è un pochino lento, quindi andate avanti. Poi ho Siddhartha, anche questo dato dal mio ragazzo, regalato, lui l'ha già letto, quindi in realtà hanno regalato, prestato, e devo ancora leggerlo, però per avere una lettura un po' diversa. La variante di Lunenburg l'avevo incominciato, mi aveva un po' stufato, quindi l'avevo abbandonato, però ho parlato con un'amica che l'ha letto, mi ha detto di continuare perché è molto bello e quindi prima o poi devo finirlo. Poi mi piacciono un sacco queste varianti di verde. Adesso arriviamo a lui, Sax, di cui stiamo facendo la collezione io e il mio ragazzo, e stiamo soprattutto cercando le vecchie edizioni degli Adelphi. Ho trovato questo molto bello, Allucinazioni, però appunto forse l'avevo anche iniziato, non proprio una lettura leggera, Sax. Quindi anche questo sta un attimo in stand-by. Poi, torniamo un attimo a temi un po' più psicologici. Questo è l'altro libro che avevo preso al mercatino, Persone altamente sensibili di Aaron, e una mia amica me l'ha fortemente consigliato, ha detto che per lei è stato un libro importantissimo, e spero che non si offenda se dico che per lei è stata la svolta per decidere di studiare psicologia. Quindi direi che ha una... ha avuto un impatto molto forte nella sua vita, e di conseguenza, siccome mi ha portato poi a conoscerle, a condividere tantissime cose, un percorso molto bello insieme, sarà altrettanto importante per me e voglio dargli il giusto peso e la giusta importanza. Quindi questo, come stare in equilibrio quando il mondo ti travolge, ci sta. Siamo quasi alla fine, ovviamente non poteva non esserci Sax nella mia libreria, l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Di questo tra l'altro ho due libri, perché appunto come vi dicevo di Sax stiamo facendo la collezione degli Adelphi vecchi e abbiamo trovato un Adelphi vecchio e quindi questo qua nuovo ce l'abbiamo, anche perché ho provato a venderlo al libraccio ma mi davano veramente una stupidata e non potevo venderlo così poco. Lo terrò qui, magari da regalare a qualcuno. E ovviamente se studiate psicologia sapete di cosa parlo, perché questo vi verrà consigliato in tutti i corsi. Molto carino come fatto, perché appunto sono delle storielle e quindi banalmente appunto potete leggervene anche una, saltare, leggervene un'altra, insomma ci sta. Molto carino. Adesso passiamo a Freud, l'interpretazione dei sogni, non potevo non averlo nella mia libreria, non sto a parlarvene perché ovviamente lo conoscerete. Adesso arriviamo alla mitica Andreoli, in attesa, ne ho un'altra a casa e sono in attesa, adesso tra pochissimo esce il nuovo libro sull'amore e verrà anche qui a Padova, quindi con le mie amiche stiamo organizzando di andare ovviamente a vederla. Abbiamo Perfetti o Felici, questo super consigliato per i giovani adulti, quindi fascia di età 20-30 anni insomma, e lo faccio per me, in realtà è indirizzato alle madri, però volevo leggerlo. Come vi dicevo, io poi vorrei anche un po' dare supporto alla genitorialità e quindi devo anche conoscere, sapere cosa dire alle madri. Questo ovviamente è il fatto di non avere una mamma perfetta che sappia sempre cosa fare,
ma ai figli serve una mamma consapevole che sappia perché e per chi fa quel che fa. Quindi anche secondo me un po' il prendersi dovuti spazi, riconoscere che è pur sempre una donna, che non deve annullarsi, che deve perseguire i suoi sogni, eccetera, eccetera. Quindi molto bello. Altro libro che ho trovato a pochissimo e di questo autore non potevo non prenderlo, di Pellai, e anche la moglie Tamburini. Di loro ho letto un libro che vi consiglio tantissimo, Da uomo a padre, e molto bello, di Pellai, che tra l'altro ho consigliato anche una giovane coppia che diventeranno presto genitori. Non li conoscevo ovviamente, li ho beccati in una libreria e gli ho consigliato quel libro. E niente, l'educazione sentimentale ai nostri figli preadolescenti, mi interessava molto il tema e quindi l'ho preso. Poi loro sono veramente due autori fantastici, quindi di loro vorrei avere tutti i libri, per cui l'ho preso. E infine abbiamo un regalino da parte di un mio amico. Anche questo per lui è stato un libro fondamentale nel suo percorso di crescita, ed è Il codice dell'anima. Lo trovate nella sezione psicologia. Questo è un libro, ovviamente non posso che dire che sarà speciale per me. Purtroppo non l'ho letto tutto, è comunque impegnativo, molto lungo, sono 400 pagine circa, e scritto anche abbastanza piccolino, però me ne ha parlato benissimo, e è stato consigliato dalla sua psicoterapeuta, e quindi non vedo l'ora di leggerlo, o meglio di continuarlo. Dopodiché abbiamo... Vabbè, qui abbiamo Rubeus Hagrid, che non c'entra niente, però io sono una fanatica di Harry Potter, se non lo sapevate, vi siete persi qualche video sicuramente. Abbiamo il mitico Cialdini, questo è un libro in realtà di psicologia, ma che potrebbe fare al caso vostro. L'ho preso, anzi mi è stato regalato dal mio ragazzo, perché avevo studiato questo autore, Le armi della persuasione, a un corso psicologia sociale. Mi era piaciuto tantissimo il corso in sé, i professori che l'hanno tenuto e i temi che abbiamo trattato. Quindi il mio ragazzo mi ha preso il libro e volevo insomma utilizzarlo come spunto per parlarvi delle armi di persuasione sul mio canale delle parole. E perché appunto, come perché si finisce col dire di sì, e insomma, che dire, sono consigli, ma secondo me più che altro permette un po' di fare luce, di riflettere su come quotidianamente veramente abbiamo anche professionisti che utilizzano le armi della persuasione contro di noi, e quindi anche per stare un po' attenti e salvaguardarci. E troverete anche dei consigli proprio pratici per in qualche modo non farla fare franca e appunto salvarvi, diciamo così. Molto carino. Poi abbiamo un libro che è gratuito, che davano fuori dalla mia biblioteca dell'università, Psicologia Cognitiva. Il mio ragazzo una volta è venuto a studiare, l'ha visto e me l'ha preso. È un libro di, non lo so perché sarà ancora in lire, infatti 38.000 lire, e quindi l'abbiamo preso. Infine, qui abbiamo una chicca. È una collana di libri. Letture introduttive alla psicologia e alla pedagogia di Boringhieri, stupendo. L'ho trovato al libraccio e non potevo non prenderlo. Come avrete capito, sono appassionata anche di pedagogia, tant'è che ho avuto anche l'idea un attimo di fare magistrale pedagogia. E quindi non potevo non prendere questa chicca che ho trovato. Abbiamo Storia della psicologia di Thompson, Prospettive della psicologia, I nuovi orizzonti della psicologia, Nuovi orientamenti di psicologia infantile, nuovi si fa per dire, La psicologia del gioco infantile di Miller, poi abbiamo Piaget ovviamente con La rappresentazione del mondo del fanciullo, poi abbiamo Le radici storiche dei racconti di fate, Psicoanalisi dei sogni, arriviamo a Educazione e psicoanalisi,
Bambini malati e infine di Freud, e di Freud sempre Anna Freud, però ipotizzo. Anna Freud, infatti, abbiamo il trattamento psicoanalitico dei bambini. Ma guardate che spettacolo! Al momento ho terminato i libri che ho qui a Padova, quindi ci vediamo al prossimo Bookshelf Tour.